Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Riusciremo mai a finire, porca miseria, tutte le modalità classiche con tutti questi personaggi? Ad esempio, in modalità classica ho visto quelle tipo con Bowser, Ganondorf e anche altri personaggi che ho utilizzato. Nella modalità co-op non mi conta il medagliozzo, perché ovviamente l'ho fatta in co-op, però non la riporterò, me la giocherò da solo, giusto per mettergli la medaglia anche a questo personaggio, perché poi credo che l'arco della storia sarà sempre lo stesso. Oggi andremo a utilizzare uno dei primissimi personaggi di videogiochi che abbia mai utilizzato. Erano i tempi del Sega Mega Drive e uno dei primissimi giochi a cui abbia mai giocato è stato Sonic a velocità supersonica. Sonic the Hedgehog è stato uno dei primissimi giochi, è stato anche un gioco di wrestling per il Sega Mega Drive, non mi ricordo come si chiamava, e anche il gioco di Spider-Man, difficilissimo ai tempi, e anche Chibi Chibi Robot. Se si chiamava così una roba del genere, le masse, attacco a ricerca, salti in aria, poi punti verso l'avversario più vicino, scatto avvitato, mossa caricabile, rotto in avanti in velocità, salto a molla, crea una molla su cui puoi saltare, carica avvitante, è come scatto avvitato ma senza balzo iniziale, un po' come nel Sonic Houston. Aspetta, però mi era stato promesso che ci stava o salto a qua qua qua. Oh no, vedete questi stage, sarò pure avvantaggiato perché sto giocando in casa, però scusate, c'è anche il fatto che se sbaglio un attimino la mira faccio una fine. Oh ma il checkpoint, devo prendere checkpoint perché poi devo andare là sopra e sto bastardo, mori, devo prendere la vita, eccolo là, Sonic con un arnese vicino è felice. Mamma mia, la mia felicità, uno dei miei personaggi preferiti, siamo la mascotte ai tempi della Sega e soprattutto il mio grandissimo eroe, dato che poi ho giocato anche Sonic the Hedgehog 2, ovviamente originale su coso. Qua bisogna stare attenti che adesso ci stanno i cazze tipi timidi che passano sopra. Che è sto coso? Te lo pio e te lo ti... e te lo tiro. Ma era un coso kamikaze sotto, cioè sopra, hanno fatto il giro dall'altra parte. Grande Captain Falcon che non conosce le regole di Mario Kart o di quel cacchio che era. Sbadabam, Sonic is the winner e vai, grande vittoria, gran premio. Poi non so neanche tra l'altro se dovrebbe uscire il film, tipo che l'hanno ritardato, perché ovviamente ci sono le persone che non hanno un cacchio da fare che lamentarsi sempre di quello che fanno le altre persone. Ah, ecco il coso alla ricerca. Fermo restando che il character design, il primo di Sonic, era abbastanza bruttino, però sinceramente me ne frega un cacchio. Già per me non doveva esistere un film del genere in live action, o come cacchio si chiama, su Sony, però vabbè, sbada... Oh, ti stai calmo che ti devo prendere a spadate in the face, pezzo di merda di un Sonic Metallo Power. Fermate un attimo, vieni vicino e subisci l'ira assassina di Sonic, con arco stretto in giù per la vittoria incredibile. E qua con personaggi che sono... personaggi importanti della mia storia culturale videoludica. Sì che ce la facciamo contro Kirby, 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 Mega... Oh! E fa... Ah, ok. No! Però fa queste cose proprio in questi punti dove ci sono anche come si chiamano, non è che sia propriamente... Op! Una roba da fare, perché ovviamente puoi anche tipo cadere giù. E questo qua Kirby, mamma mia, il grande, vi ricordate ovviamente per chi ha avuto il coraggio di seguire tutta la sequela di video sulla Stella della Speranza, che comunque è stata una bellissima serie, mi sono tanto divertito, è stata soprattutto anche una delle serie credo più lunghe che ho portato proprio lunghezza, un tanto di episodi, ho fatto anche altri video, serie di video dove avevo fatto più episodi, ma che l'ho portata per più tempo. Fine! Sonic Galattico Interstellare Capitano vince un altro incontro. E si avanza imperturbabili. Sonic, se mi sbaglio, nel dipinto l'abbiamo già superato. Adesso si va contro Sheik.
questo personaggio che, mamma mia, è sempre alla moda, sempre un passo avanti su tutti, sempre lei o lui, che ne so io, non sbaglia mai un colpo. Mi piacerebbe sapere che cacchio di stage è questo, perché sinceramente non mica l'ho mai visto. Vieni avanti, cretino. Aspetta, cioè almeno io non mi ricordo un gioco de Mario, de Super Mario con ste robe, ecco. Perché ho preso qualcosa qua che spara, che quando lui è in alto io spado dritto e non spudio. Che stavo facendo? Ghiacciolotto? Se gli tiravo un ghiacciolotto, gli tiro un pugnotto in faccia! Per la victory! A mai più rivederci, Chic! Qui nel deserto comando io! E si avanza imperturbabili verso nuove sfide, avventure contro Incineroar. E per fortuna perlomeno qua giochiamo leggermente in casa, magari anche in uno stage un attimino più tranqui, no? Anche se questo Incineroar lo vedo molto gagliardo e soprattutto lo vedo molto molto grosso. Becca questo, ammazza da baseball. Io piglio ammazza e mamma mia faccio nom run, che te dico, grande super mega ultra veloce vittoria con i simpatici amici dietro di me. Sbadabam 5,9, peccato che mi abbia beccato, che così potevo andare avanti anche un attimino di più, perché se non mi beccava l'intensità sarebbe schizzata alle stelle. Ovviamente questo qua è proprio pane per i suoi denti qua per Sony, ovviamente la velocità la fa da vaffanculo. Mi sto ad ammazzare col singhiozzo, la fa da padrona, però quando poi sbaglia a saltare, Cristo, queste cose non si devono fare. Mamma mia, i pugni e il rallentamento spaventoso che sto facendo. Attuamento di 1, 2, 3 e ce la facciamo per poco, ma ce la facciamo. Via. Adesso non so se ce la si faccia. Sì, aspetta, è la prima volta. Visto ragazzi che serviva prendere il personaggio mio più amato, Sonic. Ce la fa a salire nei punti più incredibili. Ben fatto Sonic, sei un mito. E adesso andremo contro la Master End. Qua hanno sbagliato, secondo me potevano anche creare il boss del Dottor Robotonic, di Eggman, potevano tranquillamente farlo qua. È una brutta caduta di stile dei produttori del videogame, probabilmente non so se gli abbiano dato concesso il personaggio eccetera. Vuoi continuare? Sì, però sta cosa, avevo il biglietto, cosa? No vabbè, ma no, cioè, ma vaffanculo, ma hanno rovinato la scalata spettacolare perfetta di Sonic, brutti maledetti porci, perché vi siete permessi di fare una cosa del genere? Devo fare i tiri a catena, perché se non faccio i tiri a catena questi qua non vengono flusciati giù nel cesso. Sto, mamma mia, ah, il tiro a ricerca, quindi basta che anche se sto per terra vola lui direttamente. Ecco perché era un gagagazzo rombigolioni sto cacchio de Sonic quando ci vai contro. Un altro pugno, colpo a ricerca assassina, perché se noi facciamo la ricerca possiamo capire come battere questi maledetti schifosi boss spaventosi. A questo punto per fortuna che non c'è stato il Dottor Robotonic, però perlomeno magari riuscivo anche a batterlo V-Trigger, a batterlo direttamente senza perdere la intensity, se magari lo colpisco anche nel posto giusto. Sonic, il re della mia infanzia, ha vinto la scalata della modalità classica. Veramente ben fatto. E adesso sparatoria finale. Allora, siamo arrivati a 5,9, potevamo tranquillamente essere a 6,5, ma tant'è, grande risultato per Sonic.
Mamma mia ragazzi, qua praticamente si è andati incontro alla perfezione della perfezione, ha sbagliato come un cacchio di niente con il mio eroe della mia infanzia, Sonic! Mamma mia! Quale sarà il dipinto finale per celebrare la sua vittoria? Sonic che tenta di scappare da Diddy Kong, da Yoshi che ha tirato una palla assassina e da Pikachu che sta caricando il suo colpo letale con la capoccia elettrificata! Risultati finali! Sonic the Hedgehog, il porco spino blu, Lin, che c'entra sicuramente con l'universo Sonic, e tante altri snackini! Bravo Sonic! E va là, proprio chiudiamo con un 782.321 punti con Sonic! E vai, il grandissimo personaggio che più amo nei videogiochi! Spero che questo video vi sia piaciuto e scrivetemi ovviamente sotto nei commenti se vi possono interessare altri video su Smash, fatemeli a richiesta e anche con chi devo scegliere il prossimo episodio con la modalità classica!